Buonasera. Buonasera ancora a voi. Grazie per te. Allora, ne approfitto perché c'è qualche sedia libera e mi siedo. Allora, 30 agosto 2014, come lo scorso anno, andiamo un po' a rivisitare gli eventi di tutta l'estate, del nostro programma. Cosa c'è? Non si sente? Sì, sì. Si sente Ilario? Non si sente. Alfredo? Non si sente. Adesso mi sentite? Va bene. Allora, stavo dicendo, la serata di questa sera è una rivisitazione degli eventi estivi che abbiamo organizzato insieme a tutte le associazioni. E quando parlo di associazioni non voglio escludere nessuno e li voglio ringraziare con tutto il cuore. Quando in una realtà come la nostra ci sono questa fortuna di avere questi gruppi organizzati, non organizzati, è veramente un bene per la comunità. Noi siamo fortunati perché è da due anni che ce l'abbiamo vicini a noi, che ci danno una mano, che organizzano degli eventi importanti, al di là di qualcuno che dice che non lo sono, ma noi siamo convinti che lo siano, e lo siano anche di livello e di qualità. Allora, come avete visto, come avete un attimino letto nel nostro programma estivo, il programma è iniziato il 26 di luglio con l'amministrazione incontra i cittadini. Per poi quindi finire stasera con il 30 di agosto con questo replay. Rivedremo un po' le foto, i filmati di tutto quello che è stato fatto, quindi sarà anche qualcosa di divertente. Che dire, vi devo comunicare che purtroppo la Valletta dello scorso anno, Francisca, ve la ricordate, quella bella bionda, con questo momento di crisi purtroppo non ha avuto i soldi per poter venire dalla Romania a Guardavalle e quindi è rimasta in Romania, e di questo ci dispiace. Ma ci dispiace anche per Gianni Montepaone, lo conosciamo tutti, è un grande amico, una grande persona, purtroppo ha avuto un malessere nel pomeriggio e ci ha chiamato dicendo che purtroppo stasera non poteva essere insieme a noi. Ci riproponiamo di organizzare un'altra serata perché Giovanni è unico per il suo modo di fare, per la sua bravura, per come si sa esporre davanti alla gente e con un microfono in mano. Ma su Giovanni vorrei anche esprimere la mia gratificazione e i miei ringraziamenti, ma penso che siano da parte di tutta la collettività, per quello che fa per la nostra comunità, ma diciamo per tutto il territorio, perché è riuscito, diciamo quasi da solo, a realizzare diversi eventi di raccolta differenziata e quindi è stato anche sempre presente in tutte le iniziative. Abbiamo fatto la corrida molto bella, peccato che qualcuno si è scandalizzato per le barzellette che di solito si dicono e che scappa anche la parolaccia, quelle cose che fanno ridere, perché le barzellette o li sai raccontare e anche dire qualche parola fuori dalle righe, oppure non sono barzellette. Qualcuno si è scandalizzato, l'ha anche detto pubblicamente su un sito web, che poi anche affermato, sponsorizzato dal sindaco, perché gli ho detto di raccontare quella famosa barzelletta della cravatta gialla. Si sono scandalizzati, ma come vediamo tutti i giorni in televisione, voglio dire, se ne sente di crude e di belle, se ne dicono di tutti i colori, poi ci scandalizziamo perché Giovanni Montepaone o il sindaco gli dice di raccontare quella barzelletta simpatica. Ma lasciamo stare, avremo modo anche di parlare di questo. Mi dispiace perché sicuramente insieme a Giovanni sicuramente riuscivamo anche a fare una bella serata anche di divertimento. Non vi voglio annoiare perché purtroppo sarò solo io sul palco a parlare e a farvi anche un attimino la cronistoria di questo programma estivo, e ci sarà anche la premiazione da parte dell'associazione. Già ne ho visto arrivare qualcuno, quindi vi inviterò sul palco i responsabili. Ecco, ci faremo una chiacchierata, parleremo, ecco, delle criticità
di migliorare per il prossimo anno il programma estivo, perché c'è quel detto che senza soldi non si dicono le messe cantate, vero Totò? E siccome soldi non ce ne sono, io dico che quello che riusciamo a fare, già questo è il secondo anno, è già oro colato, e quindi su questo aspetto possiamo considerarci soddisfatti, anche perché se chi si è spostato nei paesi limitrofi non abbiamo visto programmi estivi, eventi e tutto quello che serve per far trascorrere le serate a noi stessi locali e ai nostri graditi turisti. Allora, stavo dicendo, abbiamo iniziato con il 26 di luglio. Il 26 di luglio l'amministrazione comunale ha fatto una iniziativa importante a Guardavalle Marina al primo anno del suo insediamento. Io, se voi siete d'accordo, voglio solo dirvi alcune cose, anche perché poi la ripeteremo anche qua a Guardavalle Centro, perché ci sarà anche la festa democratica, non lo so se sarà si svolgerà a Guardavalle Centro e Marina, però riproponiamo di fare un incontro con i cittadini, perché abbiamo tante cose da raccontare, tante cose che in questo anno si sono realizzate, si sono programmate e si sono risolte. Ancora di visibilità non si è visto nulla o poco, però capite che noi abbiamo trovato una situazione particolare, una situazione di una gravità assoluta, un disordine unico, e già solo per mettere a posto le carte ci vuole del tempo, non è facile, però vi assicuro che abbiamo programmato e siamo anche riusciti ad avere diversi finanziamenti. Ve ne cito alcuni. Allora, abbiamo innanzitutto puntato moltissimo sulla scuola, perché i nostri bambini attraverso la scuola sono il nostro futuro, sono la nostra cultura, sono i nostri futuri amministratori, e se non viene già dai bambini il rispetto delle regole, la legalità, la cultura, sapete che ci troveremo male. Allora, sulla scuola noi voglio anche ringraziare l'assessore delle campagne, che è l'assessore della pubblica istruzione, ma voglio ringraziare anche il corpo docente, tutto la preside, tutti quelli che ci hanno dato una mano per poter realizzare diverse realtà importanti, come sono i finanziamenti. Noi abbiamo un finanziamento di 350.000 euro per mettere in sicurezza e sistemare un po' i due plessi di Guardavalle Centro e di Guardavalle Marina. Allora, nella settimana è stata fatta la gara, abbiamo praticamente fatto tutto l'iter che si era perso dal 2010, abbiamo fatto la gara, a giorni consegneremo i lavori alla ditta Galati di Guardavalle Marina, quindi si partirà con questi 350.000 euro, dove andremo a sistemare per quanto riguarda la scuola qua in paese, i bagni, i servizi igienici, l'esterno, migliorare qualche piano, le porte, i bagni, insomma faremo questo primo maquillage, mentre in marina andremo a sistemare il campetto davanti alla scuola media in sintetico, e poi l'altro campetto che si trova dove c'è la scuola media sarà un campetto polivalente, adesso rientrava nell'area scolastica e quindi diciamo che veniva solo e utilizzato esclusivamente dagli alunni. Adesso con questo progetto verrà fatto il sintetico, verrà sistemato per avere una polifunzionalità, e ci sarà l'apertura dall'esterno, quindi chiunque dei cittadini lo vuole utilizzare lo può utilizzare tranquillamente. Abbiamo avuto un finanziamento di 123.000 euro per Guardavalle Centro per mettere i pannelli solari e anche le pompe di calore, quindi anche qua ci sarà un risparmio del 30%, perché capite che ancora avevamo il gas, il gasolio, quindi costi esorbitanti per poter riscaldare una struttura del genere, e quindi andremo anche a migliorare il discorso dell'aspetto ambientale. Abbiamo l'altro ieri sono arrivati tutte le lampade
braccia a un muro e tutto il resto, per andare a migliorare l'aspetto anche visivo per quanto riguarda il centro storico, la Marina e Elce della Vecchia. Quindi anche qua andremo a fare un notevole risparmio. Voi capite che con i tagli del governo, con i tagli che vengono quotidianamente dettati dal governo centrale verso i piccoli comuni, con le tasse che purtroppo tanta gente sta evadendo, ma vi invito ad iniziare, a chi non paga le tasse, di pagare, perché se non si pagano le tasse non si possono avere anche i servizi essenziali, che sono la luce, l'acqua, la fogna, quelle piccole cose che purtroppo dobbiamo garantire. E per quanto riguarda poi abbiamo iniziato anche i lavori di sicurezza della circonvallazione sud, lunedì riprenderanno i lavori dove c'è la frana da tantissimi anni. Abbiamo iniziato anche a fare l'intervento sul labirinto Bufali, il primo intervento è stato fatto, adesso mercoledì abbiamo l'incontro con la ditta Marino di Santa Caterina per la bitumazione di tutta la strada labirinto Bufali e anche la messa in sicurezza con i guardavalle. Abbiamo un altro finanziamento per guardavalle Marina di 97.000 euro per la messa in sicurezza della scuola media. Abbiamo Piazza Carmine 615.000 euro, entro il 20 di settembre manderemo un appalto e quindi si farà in Piazza Carmine pavimentazione, allora innanzitutto i sottoservizi, quindi raccolta delle acque bianche, la fognatura e tutto quello che serve, la pavimentazione, l'impianto di illuminazione, l'arredo urbano e quindi andremo a migliorare tutta quell'area, area che sarà anche prolungata fino alla chiesa matrice e, se riusciamo, fino qua all'imbocco di Piazza Carmine con la pavimentazione. Quindi già un messaggio importante verso il centro storico, che sicuramente va tutelato e va sicuramente aiutato a migliorare questo aspetto urbano. Abbiamo la videosorveglianza, metteremo il paese in sicurezza, voglio dire diamo questa sicurezza a tutti noi, a noi stessi, perché ci verranno posizionate 29 videosorveglianza sia Guardavalle Marina, sia Guardavalle Centro e sia Elce della Vecchia, collegati con i carabinieri, con i vigili urbani, quindi speriamo e siamo convinti che tutti questi episodi di microcriminalità, di furti e di scassi finiranno, perché queste videosorveglianze serviranno a beccare chi si diverte a fare questo, a creare scompiglio e paura ai nostri anziani, ma anche a noi stessi. Stiamo lavorando a 360 gradi, abbiamo l'altro finanziamento a Guardavalle Marina per quanto riguarda il lungomare, là abbiamo avuto un problema di valutazione ambientale per quanto riguarda la regione Calabria, abbiamo fatto la gara, l'ha vinto la ditta Baglioni di Lamezia di 350.000 euro, anche là si andrà a migliorare la parte sud verso Monasterace dall'albergo Il Portico fino al campeggio dei Faro Punta Stilo dei Guido, e là verrà realizzato un parco giochi per bambini, il campo in sintetico 60x40 metri con lo spogliatoio che andremo a ripristinare, e poi un percorso trekking che arriverà fino all'illuminazione, la strada non sarà bitumata perché è un'area che non si può stravolgere, e quindi però sarà migliorata. Quindi diciamo che c'è la volontà da parte di questa amministrazione molto importante, molto seria, di andare a riprendere questa nostra comunità, perché noi gli vogliamo bene, lo abbiamo detto, ci avete votato, siamo convinti che ci sono tante criticità, non abbiamo la bacchetta magica, quindi dovete avere un po' di pazienza. Ci sono tante altre cose che abbiamo fatto e ho preso anche degli appunti, però non vi voglio annoiare sul discorso di tutto quello che si è fatto. Lo faremo a settembre con il nostro segretario di partito Bartolo, che organizzerà un incontro con tutti voi, e vorremmo anche da parte vostra la collaborazione, nel senso che ci sono delle domande, dei dubbi, delle problematiche da risolvere, ci avete votato per questo, noi siamo al comune proprio per questo, per portare avanti le problematiche dei cittadini. Allora, questo
il 26 di luglio. Noi abbiamo nel nostro programma abbiamo fatto il torrentismo, diversi percorsi in montagna con l'associazione Punta Stilo, con il coordinatore, diciamo il presidente, che è Ciccio 40. Questa è anche un'associazione importante perché si va a valorizzare i nostri prodotti, la nostra zona, i nostri posti bellissimi. Siamo stati alle cascate, quindi abbiamo questa cascata di Guardavalle, come si chiama, Dolce della Vecchia, naturale, molto bella, un percorso trekking che anche se è un pochettino faticoso, però è molto bello. Il prossimo anno lo miglioreremo perché anche su questo aspetto abbiamo partecipato a un bando mirato sull'agricoltura proprio per andare a migliorare questo anche percorso importante. Quindi voglio ringraziare Ciccio 40 e poi lo farò salire anche sul palco per una pergamena ricordo. Non ci sono soldi, siamo riusciti a fare queste pergamene che servono anche un ricordo e anche da stimolo. Abbiamo fatto campagne di prevenzione con la vista gratuita degli occhi, anche dell'udito. Abbiamo avuto anche un gruppo di ragazze che hanno realizzato i murales. Abbiamo avuto anche qualche serata culturale con la presentazione del libro di Candida Morvillo, Le stelle non sono lontane, è stata anche quella una bella iniziativa. Abbiamo avuto con Gianni e con anche la ditta Mea questa importante raccolta differenziata straordinaria multimateriale, dove abbiamo anche risparmiato qualche soldino al comune. E poi abbiamo fatto il campo bimbi in montagna con i bambini, il campo adulti sempre in montagna. Abbiamo fatto il torneo di beach volley organizzato dall'Avis. Di questo voglio ringraziare pubblicamente l'ingegnere Ilario Sor Giovanni, presidente Avis di Guardavalle, per quello che si è fatto anche in questi mesi di emergenza sangue. Come sapete, lo avete anche visto in televisione, quel fatto bruttissimo, criminoso, di quel papà che ha ucciso una figlia e l'altra l'aveva quasi sgozzata e che ha avuto bisogno di tantissimo sangue. E quindi l'ingegnere Sor Giovanni ha attivato tutte le procedure per delle raccolte straordinarie oltre a quelle normali, e io devo dire su questo aspetto che Guardavalle ha un cuore grandissimo perché abbiamo avuto dei numeri eccezionali di raccolta e quindi abbiamo dato la possibilità di salvare tante vite. E questo grazie Ilario, grazie al gruppo Avis di Guardavalle, ma grazie anche a tutti i donatori di Guardavalle. Abbiamo dato anche una mano in questo momento di crisi economica mondiale, nazionale, europea, anche ai due comitati festa della Madonna degli Angeli di Guardavalle Marina e alla Madonna Assunta di Guardavalle Centro. Questo perché? Perché i sacerdoti ci hanno detto: amministratori, guardate, non abbiamo soldi, abbiamo anche i debiti delle precedenti edizioni delle cose, se ci potete inserire nel vostro programma, riempire con un gruppo per non lasciare il giorno della festa in marina, il giorno della festa a Guardavalle senza quello svago, e noi l'abbiamo fatto. Io voglio aprire una piccola polemica, me lo dovete permettere, tanto la serata è bella e tranquilla, ascoltare musica uno si annoia anche, vedete anche qualche foto perché purtroppo la luce non ce lo permette di avere una visuale migliore, però voglio aprire una piccola polemica, no? Ho sentito un'intervista su un sito da parte del signor Procopio, impresario Procopio, dove oltre ai suoi legittime polemiche contro l'amministrazione, ha anche un attimino polemizzato sul discorso della festa di Guardavalle Marina. Io mi ricordo che questa sua volontà di far parte del comitato, di cambiare comitato, una volta si è realizzato. Ancora il sacerdote sta cercando di pagare i debiti lasciati da quella situazione di
cose mastodontiche che poi alla fine poi non si vengono a raccogliere i soldi. Ha fatto questa polemica anche sul nostro programma estivo dicendo che ci siamo dimenticati di inserire i battesimi, le cresime e i funerali, forse i funerali no, lo aggiungo io perché allora è così, però io gli voglio ricordare al signor Procopio, ma poi lo provo in conferenza stampa, che praticamente ogni anno da svariati anni, almeno da quando sono io amministratore, abbiamo sempre fatto così, abbiamo inserito tutti gli eventi di Guardavalle, così un turista, ognuno di noi che ha questo programma si regola cosa c'è stasera, cosa c'è domani, ma non per riempire un programma o soprattutto per fare della pubblicità. Noi non penso che siamo le persone che hanno bisogno di pubblicità per vivere e per andare avanti. Noi abbiamo fatto questo solo per venire incontro ai tanti turisti che ci hanno seguito e soprattutto anche a noi stessi. Allora, quindi abbiamo anche aiutato i due comitati festa, abbiamo fatto la corrida molto bella, molto partecipata, veramente bravo Gianni Montepaone. Peccato che ci sono state queste critiche sempre dal signor Procopio, perché è scappata la battutella fuori luogo, fuori virgola, e quindi i bambini si sono scandalizzati, pensate un pochettino, quando ci sediamo alla televisione ne sentiamo di tutti i colori e ne vediamo di tutti i colori, e noi purtroppo ci dobbiamo scandalizzare per questo. Allora, abbiamo fatto anche il 17, quell'altra bella iniziativa con Agazio Menniti, con moda, arte e musica, e poi abbiamo fatto anche la Sagra delle Melanzane, che è ormai siamo arrivati alla 24esima edizione di questa Sagra delle Melanzane. Siamo rimasti contentissimi, contentissimi perché? Perché sono passati a prendere il vassoio quasi 400 persone, record della Sagra della Melanzane. È vero che alla fine siamo rimasti senza nulla, quindi 15-20 persone sono rimasto senza, ma perché quando ognuno dei tanti turisti, delle persone dice me la date un'altra melanzana, in teoria noi dovevamo dare una, ma gli potevi dire no, non ti diamo la melanzana? Perché Maria, Rosa Clara e Melina hanno fatto 600 melanzane ripiene, quindi 600, ne sono passati quasi 400, diversi ne hanno avute 2 o 3, però non gli puoi dire di no a un turista che vuole gustare i nostri prodotti. Anche qua abbiamo ricevuto una piccola critica, vuol dire che il prossimo anno ne faremo 1000, così quello che rimarrà ce lo mangeremo poi per i prossimi giorni. Anche questa è una critica costruttiva, perché no? Accettiamo anche questo. Allora, abbiamo anche fatto tante iniziative per quanto riguarda i bambini, le 1001 fiabba, abbiamo fatto sezioni, allora altre cose, il bingo della solidarietà, abbiamo fatto le serate calabresi con i nostri compaesani, abbiamo fatto canti tradizionali popolari, abbiamo fatto tantissime cose. E voglio per ultimo voglio soffermarmi un attimino sui giochi senza quartieri. Voglio veramente ringraziare questo gruppo di ragazzi, Salvatore Garzaniti, Francesco Valenti e tutti gli altri, non me ne volete se non ricordo tutti i nomi, però penso che loro, questi due ragazzi erano proprio i coordinatori che hanno gestito il tutto. Hanno fatto una settimana veramente straordinaria, molto bella, molto partecipata, veramente con l'agonismo giusto, veramente una cosa eccezionale che secondo me va anche migliorata. Se Salvatore non lo vedo, però se arriveranno poi più tardi perché avevano anche degli impegni, vorrei chiedere a questo gruppo di ragazzi se era possibile spostarla anche su in paese, perché voglio dire il paese anche si presta a quei giochi tipo non lo so, la caccia al tesoro e tante altre cose. La fantasia non gli manca, cercare di spostare questo evento importante anche sul paese, perché questo serve anche per avvicinare la Marina con il paese, e quindi penso che sono anche quelle situazioni che si possono anche realizzare. Abbiamo fatto anche diversi teatri, in tutto questo contesto estivo abbiamo fatto anche 3 serate di teatri che sono anche piaciuti, voglio dire, no?
quindi, che dire, una lunga estate che ha anche toccato il seminario Vitigno l'altra sera all'Agriturismo Fassi con appunto l'assaggio sempre di questi prodotti nostri tipici calabresi, anche di questi vini particolari. Abbiamo fatto la giornata della trebbiatura con Mario Squillacioti, abbiamo questo grano particolare molto buono che lo abbiamo anche assaggiato nella corsa notturna campestre che si è fatto qua sul nostro corso principale, e quindi poi abbiamo anche gustato questi prodotti tipici locali. Abbiamo anche avuto la presentazione della nostra squadra di calcio che domani inizierà questo campionato, nuovo campionato impegnativo in eccellenza, e quindi vi invito anche a collaborare con gli abbonamenti che, familiari, che costano anche pochissimo, per dare la possibilità anche di continuare questa nostra esperienza sportiva che ormai, come la saga della Melenzana, ormai è arrivata quasi al 40° anno di nascita, quindi una società sportiva importante che porta lustro sportivo in tutta la Calabria. Quindi, come vedete, al di là delle criticità, al di là delle negatività che ogni comunità ha, compreso Guardavalle, si è riusciti anche a fare tanto che è servito a farci passare un'estate serena e tranquilla. Voglio ringraziare tutti gli assessori e il Presidente del Consiglio perché hanno lavorato tantissimo per poter realizzare tutto questo. Vi assicuro che nell'estate è faticosissimo, perché oltre a pensare agli atti amministrativi importanti, ai viaggi della speranza, come li chiamo sempre io, verso Catanzaro per alla ricerca di finanziamenti, abbiamo dovuto anche seguire e portare avanti anche l'estate guardavallese. L'estate guardavallese che l'abbiamo realizzata con circa 10.000 euro, c'è una miseria, nel senso che questi 10.000 euro, 2.000 euro gliel'abbiamo dati, ma penso che sia stata veramente, devo ringraziare tantissimo Benito Andreacchio per il montaggio e smontaggio del palco, tutto il mese avanti e indietro, su e giù, e quindi una miseria. La SIAI, quindi i piccoli contributi di 100-200 euro alle associazioni che venivano da fuori, quindi questi piccoli soldi, piccola somma che siamo riusciti a trovare per realizzare tutto questo. Il prossimo anno sicuramente inviterò il signor Procopio e gli dirò con la stessa somma se riesce a organizzare questi eventi, perché è facile parlare seduto davanti a una telecamera e raccontare balle. Lo posso dire balle, sì, o dico qualche cosa che non devo dire, balle, perché fare un'estate con tutte queste iniziative, non penso, io vi voglio raccontare un aneddoto, lo devo dire perché sono abituato a dire le cose come stanno. Nel periodo in cui c'era il sindaco, il dottore Tedesco, con noi in quell'esperienza amministrativa c'era il gruppo di Guardavalle Domani, dove il signor Procopio Nicola faceva parte di questo gruppo di Guardavalle Domani. La signora Piromalli, che era vice sindaco, era riuscita attraverso la regione, bandi europei, ad avere un finanziamento di 10.000 euro. Giustamente la signora Piromalli dice: i soldi sono riuscito a portarli io, è giusto che, siccome io ho questo progetto, vi ricordate l'estemporanea di pittura dove venivano questi artisti, giustamente ha scelto per quanto riguarda l'impianto audio, video, luci, il signor Procopio. Abbiamo fatto due iniziative, l'estemporanea di pittura quel giorno, una serata davanti al palazzo di Princi e una agli Inderi, no? Quindi ci ha messo quattro luci, sicuramente molto belli, colorati, quelli che fanno paura a vederli, e altre cose. Alla fine ci ha portato una fattura di quasi 8.000 euro, capito? Perché ci ha fatto queste tre serate, 8.000 euro, e questo è quello che dice che vuole bene al Guardavalle, che dobbiamo cambiare, che dobbiamo migliorare, che miglioriamo. Che miglioriamo? Non miglioriamo nulla. È facile parlare e denigrare la gente senza atti. Io gli atti ce li ho le fatture presentate. Vi dirò di più: quando hai un finanziamento regionale, ti danno i soldi, o europeo, ti danno i soldi quando rendi conto il tutto, quando gli porti in regione le fatture, quello che hai fatto, tutto documentato fino ai centesimi. Il signor Procopio, dopo una settimana che ha presentato la fattura, voleva pagato. Noi di
bilancio gli abbiamo anticipato il 50%, dopo una settimana mi ha mandato la carta con l'avvocato che se entro 7 giorni non veniva pagato iniziava la procedura con l'avvocato. Questi sono quei personaggi che vanno sui siti a dire le cose che non vanno. Le cose che non vanno ve le dico io, che sono il sindaco, e ve le dico con atti pratici. Per poi non toccare l'altro aspetto del signor Lanciano, avrò tempo di fare una conferenza stampa e di dire come stanno le cose, perché io peli sulla lingua non ne ho, la coscienza ce l'ho a posto. Sono sindaco non per fare gli interessi miei o degli altri, ma per fare gli interessi della popolazione, e io vi assicuro che sto facendo questo insieme agli altri amministratori, con sacrificio, onestà e trasparenza. Non devo nascondere nulla, perché grazie a Dio ho un lavoro che mi fa vivere in modo onesto e tranquillo, e non ho bisogno di nessun altro tipo di entrata per poter fare giochi di potere o cose che a me non mi toccano e non mi interessano. Questo per essere chiaro. Mi dispiace che non ho gli interlocutori davanti, ma io farò una conferenza stampa, mi metterò le carte in mano, farò anche delle copie, così potrò tranquillamente dire alla gente come stanno, perché la gente vuole sapere come si fa. Mi chiede il signor Procopio la rendicontazione dell'estate, te l'ho già detta, 10.000 euro, ho fatto 30 serate, ho dato le 100 euro agli amici di Gasperina che sono venuti 10 per la benzina, mentre la pizza e la birra gliela pago io di tasca, perché sono amici. Questo per dirvi come sta amministrando il signor Pinussia e come stanno amministrando anche gli altri amministratori. Allora, che dire, vi ho annoiato, però ogni tanto è meglio anche sentire gli amministratori. Se volete fare qualche domanda, io sono qua a vostra disposizione, ci sono anche sotto il Presidente del Consiglio, l'Avvocato Elisa, c'è l'Assessore Campagna, non lo so se sono arrivati anche gli altri assessori. Se volete fare delle domande di qualsiasi tipo, noi siamo qua a disposizione, perché la trasparenza e la partecipazione è questa. Allora, vorrei chiamare, iniziamo allora questa diciamo simbolica premiazione, Ilario Sorgiovanni. Ilario, vieni. Allora, vediamo un attimino, mi dispiace proprio veramente per quanto riguarda Giovanni, perché è un caro amico, ha lavorato tantissimo per quest'estate come anche lo scorso anno, peccato per questa diarrea, gastroenterite, ecco, mo poteva raccontare quella barzelletta, dottor, aia diarrea, cagliucazzo, però io non la so raccontare. Allora, con me abbiamo un applauso per favore. Ilario, Domenico e Andrea sono i protagonisti anche loro di questa estate meravigliosa, di quello che hanno realizzato sulla spiaggia con il torneo e soprattutto con le donazioni che sono state fatte, merito pure loro. Noi abbiamo fatto una semplicissima pergamena. Amministrazione comunale di Guardavalle, Guardavalle d'estate 2014, serata replay 30 agosto, Avis, Associazione Volontari Italiani Sangue, grazie per il vostro prezioso contributo per la realizzazione dell'evento, torneo Beach Volley, e soprattutto anche per la donazione. Grazie Ilario, grazie Domenico, non te ne andare, ecco qua. Allora, Avis significa, lo sapete già, aiutare chi ne ha bisogno. Diciamo che ormai la Calabria è una di quelle regioni veramente generosissima, perché prima lo si doveva comprare, lo si doveva importare dal nord, e adesso invece siamo diventati autosufficienti. Non solo, riusciamo a dare alle altre regioni quello che prima ci veniva dato a noi, e di questo un grazie veramente a tutti i calabresi. Ma su questo aspetto e su altro vorrei che Ilario ci dicesse un attimino anche come si sta verificando la nuova organizzazione Avis anche in Calabria, e soprattutto Guardavalle come è messo, perché ci sono delle restrizioni che sicuramente non toccheranno noi, perché abbiamo le sedi idonee, ma di questo vi parlerà Ilario. Sì.
Grazie, buonasera Guardavalle, buonasera a tutti, grazie Sindaco, grazie amministrazione, grazie a voi tutti perché è bello ritrovarci. Mi fa piacere calcare un po' per primo questo palco e quindi attirare un po' l'attenzione. Caro Sindaco, mi fa piacere, intanto complimenti per l'operazione che hai elencato, un nuovo motto, così non diciamo le parolacce, dal prossimo anno più melanzane per tutte, visto che mille melanzane per noi, più melanzane per tutti, non diciamo parolacce. Andiamo un po' al serio, andiamo un po' alla nostra attività. Intanto, come ho detto anche l'anno scorso, quest'anno grazie perché la popolazione di Guardavalle è un popolo di volontari e donatori. Stiamo avendo bei numeri, nonostante ci sia un calo generalizzato su tutta la regione Calabria, ma anche quest'anno l'autosufficienza c'è stata nel mese di agosto e settembre siamo un po' in crisi. Ed ecco che lunedì ci siamo visti, nonostante domenica avevamo fatto una bella raccolta qui a Guardavalle Superiore con una bella donazione. L'indomani mattina eravamo giù all'ex benzina Piazza De André, dove abbiamo fatto un'ottima raccolta insieme anche a Pino Siak e a tutta la collaborazione che era necessaria. È stata, e io sono contentissimo di questo, insieme ai miei collaboratori, a tutto il direttivo, a penetrare all'interno della nostra comunità, sensibilizzandola, perché poi quando il centro regionale Sangue, che è colui che coordina l'attività della raccolta in Calabria, ha mandato quella comunicazione, c'è necessità di sangue, ha detto bene Pino, quell'evento che è brutto che c'è stato giù in Sicilia, era quella parte dell'emergenza, ma Pino ci sono anche gli sbarchi clandestini che stiamo vivendo nella nostra regione, anche quelli hanno bisogno di sangue e quindi siamo andati un po' in crisi, fortunatamente stiamo recuperando grazie alla popolazione che dona. È importante donare, è importante sensibilizzare, è importante penetrare in ogni casa. Posso dire e riconfermare quanto detto l'anno scorso proprio qui, che ogni famiglia di Guardavalle almeno ha un donatore Avis, e questa è la cosa più importante, poi che ne vengono due, tre meglio, ma ogni famiglia, ogni nostra famiglia sa che esistiamo, sa che c'è questa realtà all'interno di Guardavalle che dona sangue, è importante, non abbiamo, come dico sempre insieme ai miei collaboratori, una fabbrica del sangue. Quest'anno, con il torneo di beach volley fatto in spiaggia, dove abbiamo indossato queste magliette, come vedete io la porto a rovescio, questa è la maglietta con il nostro logo, dietro abbiamo questo, e è stato fatto nei primi giorni di agosto, quattro giorni di manifestazione con questo logo, noi diciamo no al femminicidio, ahimè. Un triste presagio per quello che abbiamo vissuto, Mary Cirillo qui a Monasterace l'abbiamo vissuta nella cronaca totalmente, l'abbiamo vissuta con un movimento, uno stato d'animo pessimo. Era un presagio, non lo so, però noi siamo contro qualunque tipo di violenza, non solo contro il femminicidio, contro bambini, contro gli anziani, che è un altro fenomeno forse un po' meno evidente, femminicidio, qualunque tipo di violenza noi siamo contro. E questa manifestazione che abbiamo voluto fare è stata un'idea nata credo nel mese di marzo, forse nel mese di marzo l'abbiamo sviluppata e portata avanti, le porteremo ancora avanti, quindi ben venga. Mi sono divertito, ho visto un centinaio di ragazzi che hanno partecipato insieme a noi. Situazione che mi dicevi dei nostri punti di raccolta, purtroppo siamo in Europa, purtroppo dobbiamo sottostare a determinate regolette che l'Europa ci impone in ogni settore, siamo stati colpiti anche noi con la tracciabilità del sangue. La tracciabilità del sangue, noi dobbiamo sapere la storia dal momento in cui il donatore si siede e fa il suo prelievo fino a quando non viene trasfuso, donato. E questo deve essere fatto in assoluta sicurezza, qualità, sia per chi lo riceve il sangue, sia per chi lo dona.
anche con le strutture, quindi siamo costretti ad adeguare le strutture giù in marina, qua su Guardavalle Superiore e a Santa Caterina, un po' tutto. E con notevole impegno, perché servono determinati parametri, determinati locali, determinata strumentazione. Non è più partiamo e andiamo a donare il sangue, alziamo la manica e facciamo entrare l'ago. Serve maggiore qualità, anche lui sta facendo, perché è un nostro infermiere, dei corsi di aggiornamento pesantissimi, ne avrà adesso uno mi pare a settembre, e questo fa parte del gioco, ci impegna. Come siamo messi? Allora, i locali ci siamo, su Guardavalle e Guardavalle Marina ci siamo, adegueremo per quanto possibile entro dicembre, dobbiamo adeguare assolutamente la sede centrale che è alla base Guardavalle Marina. Successivamente andremo a completare anche qui Guardavalle Superiore. Credo che per giugno prossimo noi saremo pronti sia su Guardavalle Superiore che su Guardavalle Marina. Questo grazie all'impegno che stiamo mettendo un po' tutti quanti, una promessa ho fatto al sindaco, non ti chiederò assolutamente soldi, non dai, però non te ne chiederò, cercheremo di fare con le nostre braccia, con l'aiuto un po' di qualcuno a sistemare quel poco che c'è da sistemare. Ancora una volta credo di aver concluso, vi ringrazio perché è bello vedere i vostri sorrisi quando ci venite a trovare la domenica mattina in sede, la faccia del donatore è qualcosa che premia il sacrificio che facciamo. Io vi posso dire, domani mattina partiremo, andremo su a Santa Caterina Superiore per fare un'altra mattinata di donazione, perché la nostra corsa è continua, gli ospedali chiamano, è necessario avere sangue, riserva e questo bene prezioso che purtroppo non possiamo produrre in fabbrica. A voi tutti grazie per la collaborazione, sosteneteci, sosteniamo l'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale, permettimi questa piccola divagazione, non è Pinussia, l'amministrazione comunale siamo noi tutti quanti, quindi è giusto sostenerci. Gli errori si commettono, ma solo chi fa può sbagliare, chi non fa non sbaglia. Con questo vi auguro una buona serata, una buona ripresa del lavoro per chi è ancora in ferie, ancora qualche giorno, poi un anno di lavoro e ci ritroveremo qua. Grazie a tutti quanti. Allora, oltre alla pergamena abbiamo anche questo omaggio. Guardavalle, un paese da scoprire e soprattutto da amare. Questo, ecco, anche per voi come Arsi. Grazie ragazzi, alla prossima. Allora, non mi sono dimenticato, perché durante l'estate abbiamo fatto anche delle diverse iniziative sportive con le associazioni che abbiamo a Guardavalle sul nostro territorio, quella di Salvatore con Beatrice Garzaniti, quella di Giada, insomma anche loro hanno fatto delle iniziative molto belle sul lungomare che sicuramente vanno riproposte e migliorate, perché noi abbiamo appunto questo motto: sbagliamo, ma sbagliamo in buona fede. E vogliamo sempre migliorarci senza polemiche che non servono. Allora, voglio chiamare a Ciccio 40, mi pare che l'ho visto. Ciccio, vieni. Si sta anche lui impegnando tantissimo, ha fatto una scelta di vita, lui era a Roma con la famiglia, ha deciso di ritornare anche lui come ho fatto io, come abbiamo fatto tante persone che vogliamo bene al nostro paese, a Guardavalle, e quindi sta cercando di realizzare un'associazione appunto Punta Stilo, dove adesso lui ci spiegherà come sta partendo, come funzionerà e qual è lo scopo. Sicuramente è uno scopo importante. Ciccio, grazie per quello che ci hai dato anche tu per l'estate, la pergamena è la stessa, ti do a te il microfono per spiegare un pochettino di questa associazione. Grazie, buonasera a tutti, grazie al sindaco, grazie all'amministrazione per questo, diciamo, invito, questa serata. E naturalmente l'associazione, come abbiamo cercato di in qualche modo di presentarvi anche quest'estate con l'iniziativa della Fiera Gastronomica, con le altre iniziative, l'altro giorno abbiamo fatto appunto il seminario sul vitigno Guardavalle,
È una situazione che appunto abbraccia non solo Guardavalle ma un po' tutto il territorio, è una situazione di imprese agricole, turistiche, di artigianato e naturalmente aperta anche alle singole persone. L'obiettivo di questa associazione in primo luogo è quello appunto di valorizzare il meglio che abbiamo sul nostro territorio, delle nostre produzioni, della nostra offerta e diciamo quanto di buono appunto abbiamo. Abbiamo iniziato questo percorso da poco più di un anno, è una scommessa, naturalmente non è facile perché bisogna in qualche modo partire da zero, perché abbiamo tantissime produzioni, abbiamo una grande tradizione agricola e una grande tradizione turistica, però su molte cose bisogna effettivamente lavorarci molto, soprattutto dal punto di vista agricolo. È una scommessa che appunto stiamo facendo, adesso hanno aderito molte imprese, anzi per la realtà nostra diciamo che l'adesione che stiamo avendo è quasi diciamo non era aspettata, perché adesso sono più di 20 imprese che hanno aderito, ne stanno aderendo altre, naturalmente più siamo e meglio è, però è appunto è un lavoro ancora tutto da divenire. Noi contiamo molto sulla valorizzazione soprattutto dell'olio, degli agrumi, delle nostre produzioni tipiche, le ha citato prima il Grano Cappello di Mario Squillacioti, che è una delle poche aziende che su Guardavalle crede in un prodotto che effettivamente fa parte della nostra tradizione. C'è questo, ce ne sono anche altri. Noi riteniamo che appunto valorizzando questi prodotti che abbiamo, si tratta soltanto di migliorarne la qualità, di migliorarne la lavorazione, si possono creare opportunità di mercato e naturalmente di lavoro, perché poi fondamentalmente se non si crea un mercato, se non si crea flusso di denaro e naturalmente lavoro, poi tutto il resto diciamo che rimangono appunto, certe volte si fanno molte parole come giustamente lei diceva, si fanno però se non ci si rimbocca le maniche, noi possiamo fare tanto qua sul territorio con quello che abbiamo e ripeto, io credo come anche gli altri, perché ripeto, io non vuole essere, diciamo, la situazione nostra è una situazione di tipo orizzontale dove non vi è un padrone, un qualcuno, infatti io l'ho proposta questa associazione perché ci lavoro, è il mio lavoro, mi occupo di qualità, lavoro fuori, come ha detto prima Pino, diciamo, il mio lavoro è fuori, io vengo praticamente a dormire a Guardavalle, però ci credo che questo territorio può dare tantissimo, fuori, soprattutto all'estero, guardano con molto interesse, loro conoscono molto più di noi questo territorio, i nostri prodotti. Noi purtroppo, forse per una questione culturale, perché l'agricoltura in fin dei conti è stata sempre ritenuta qui da noi un qualcosa da mettere di lato, di cui anche vergognarsi, perché è stato considerato un lavoro secondario di cui appunto che non dà niente. Io sono pure cresciuto in questo modo di vedere le cose, dove mi dicevano lascia perdere, lascia stare l'agricoltura, fai altro. Invece è una cosa che diciamo, i nostri genitori, i nostri nonni praticamente hanno fatto tutto con l'agricoltura, ci hanno mandato a studiare, hanno costruito le case, hanno fatto tantissimo grazie ai soldi dell'agricoltura. Noi poi per 20-30 anni ce ne siamo dimenticati, abbiamo abbandonato tutto. E ripeto, gli altri ci guardano con molto interesse, perché quando si parla di prodotti calabresi, quando si parla soprattutto di prodotti di questa zona che hanno una qualità particolare, sono molto richiesti. Si tratta appunto adesso di recuperarli, di dargli il giusto valore e di rimetterli di nuovo a disposizione degli altri, perché appunto questo ci potrebbe riportare di nuovo anche benessere, perché poi ne abbiamo bisogno, poi con la crisi che c'è adesso c'è tanto bisogno. Ringrazio. Grazie Ciccio. Grazie Francesco Quaranta, un applauso. Allora, vi comunico anche che dal 2010 si era perso il progetto sull'assistenza agli anziani. A giorni inizieremo anche questa assistenza agli anziani, andremo ad assistere circa 50 anziani, ma la cosa più importante è che ci lavoreranno 28 ragazze madri, ragazze vedove, ragazze in difficoltà,
quindi un piccolo sollievo, mentre si perdono posti di lavoro nel nostro piccolo noi riusciamo anche a dare questo filo di speranza, quindi 28 ragazze inizieranno a giorni e arriveranno nelle vostre case, nelle case dei nostri anziani per dare questa assistenza. Siamo anche riusciti ad avere a settembre, i primi di settembre a Fischia, i primi di settembre riapriremo anche il CAT Hospital, fermo dal 2010, praticamente chi deve fare una prenotazione per le strutture pubbliche ospedaliere non deve più andare a Badolato o a Soverato, lo potrà fare dal lunedì a venerdì qua nella sede principale del comune e a Guardavalle Marina il lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio. Ancora sotto l'aspetto sanitario, due volte al mese faremo anche i prelievi gratuiti per tutti presso la sede Avis di Guardavalle Marina, e quindi daremo anche questa possibilità agli anziani, ai disabili, alla gente comune di non recarsi né a Soverato né a Badolato, li faremo anche qua a Guardavalle. Questi sono anche quegli impegni presi e che l'amministrazione comunale ha mantenuto. Prima di chiamare il prossimo amico che ci ha dato una mano per tutta quest'estate, vi volevo anche dire che abbiamo ancora altri progetti che partiranno nel mese di settembre, come andremo a ripristinare le nostre sorgenti a Lonzo, dove ci sono 8 sorgenti che non erano più idonei, e quindi abbiamo anche un progetto mirato per questo, quindi porteremo ancora più acqua a Guardavalle Centro e quindi non soffriremo più eventuale siccità o meno. Metteremo in sicurezza anche il costone di Via Roma, per essere precisi sopra la villa dove si è creato quella voragine, praticamente tutta l'acqua delle zone, dei terreni su in alto, quando c'è la pioggia arriva tutto quanto sulla villa e quindi creando anche danni e disagi. Ci sono tanti altri progetti, non vi voglio annoiare a elencarli tutti, avremo modo anche di parlare sotto l'aspetto anche amministrativo di quello che si è fatto e di quello che si farà nei prossimi mesi. Allora, vorrei chiamare a Salvatore Garzaniti, l'ho visto, se n'è andato, no, è là. Turi, vieni. Sì, tu. Chi c'è? Ah, Salvatore Garzaniti, sì, dove ce ne siete? Benissimo, vai, sei arrivato Salvatore, grazie. Ti avevo ringraziato in modo veramente passionale per quello che avete fatto per quanto riguarda l'estate che avete organizzato giù in marina con i giochi di quartiere, veramente ti faccio i complimenti. Ti avevo elogiato prima a te e a Francesco perché sono convinto che siete i coordinatori di tutto, ma ci saranno anche altre persone. Avete veramente coinvolto una comunità intera, soprattutto Guardavalle Marina, di meno Guardavalle Centro, ma si è visto veramente l'agonismo, la voglia di combattere l'uno all'altro, insomma di che alla fine ci sia poi sempre un vincitore. È stata veramente una cosa molto bella, vi faccio i complimenti e dicevo nel mio discorso, se era possibile, così come input per il prossimo anno, coinvolgere anche il paese, nel senso organizzare delle diverse serate fatte tutte in marina, farne qualcuna anche in paese. E veramente se ne era anche parlato con Francesco Valenti, mi aveva detto: Pino, vedi se puoi far partecipare a questi giochi anche uno o due rioni di Guardavalle Centro. Ci abbiamo provato, però onestamente poi alla fine ci è andata a buca e di questo mi dispiace, però ecco, se riusciamo, se avete la voglia, se c'è questa volontà o se ci sono queste possibilità di spostare anche questi giochi che sono veramente molto belli e molto partecipati anche qualche serata, qualche giornata anche qua a Guardavalle. Intanto ti dico, da cosa è partita questa vostra iniziativa di realizzare questi giochi veramente molto belli? L'iniziativa è partita 3 anni fa dalla volontà di unire un po' la gente, di creare dei momenti di aggregazione sociale e un po' di movimento anche nell'estate guardavallese, che qualche anno fa era un po' morta. E quindi dall'idea di Francesco è partito questa organizzazione alla quale io ho partecipato e siamo riusciti a creare un pochino questa manifestazione che diciamo è un,
sta diventando carina e abbastanza coinvolgente. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare gli sponsor che hanno, con il loro contributo, reso possibile lo svolgimento della manifestazione, hanno dato la base economica, e un ringraziamento particolare a Nicola Procopio che ci ha fornito le strutture per lo spettacolo ed Alfredo Bava che ci ha fornito le strutture per l'audio, e al Comune il ringraziamento per le zone che ci ha fornito per lo svolgimento della manifestazione e l'allaccio alla corrente elettrica. Allora, anche per Salvatore un video della bellezza del nostro territorio, del nostro paese, con questo messaggio: un paese da scoprire, e la pergamena ricordo da parte dell'amministrazione comunale. Grazie Salvatore, ringraziamo un po' tutti i ragazzi. Ecco qua. Allora, l'altro Salvatore, tocca a te adesso. Allora, vi dicevo che si sono anche svolte diverse iniziative sportive con tutti i bambini delle associazioni che ci sono a Guardavalli. C'è quella di Salvatore Garzaniti e della figlia con il karate e con anche altre prestazioni, e poi c'è quello di Giada, sempre di Guardavalle Marina. Hanno fatto degli eventi molto belli nell'anfiteatro sul lungomare. Adesso lui ci spiegherà anche come si svolge quotidianamente il lavoro in palestra, soprattutto quale fascia di età preferiscono. Ecco, grazie Salvatore, grazie a te e anche a tua figlia. E quindi abbiamo il maestro Salvatore Garzaniti, prego. Come si svolge il lavoro in palestra? E il lavoro in palestra si svolge dall'età di 6 anni, a 90 anni. E si inizia con l'attività motoria e poi si passa all'attività acrobatica. Allora, l'esperienza di quest'estate con i bambini, l'ho vista entusiasti, ho visto che hanno gradito proprio questo modo di mettersi a disposizione e soprattutto di essere anche visti da tanta gente che ha seguito queste due iniziative. Sì, noi abbiamo partecipato pure quest'anno al campionato europeo, dove siamo arrivati secondi con Alessio Lenda, e credo che abbiamo portato il nome di Guardavalle ad altri livelli. Sì, poi dobbiamo anche dire questo, che la nostra comunità riesce anche a portare fuori dalla Calabria, fuori dal nostro territorio, anche queste figure importanti a tutti i livelli. Stiamo parlando di sport, stiamo parlando di karate, abbiamo avuto questa performance di Agazio Renda che è arrivato secondo proprio a una manifestazione nazionale. Quindi complimenti internazionali, complimenti ai maestri e complimenti anche ad Agazio. Grazie, e speriamo che il prossimo anno possa andare anche meglio. Grazie anche a te. Allora, a chi abbiamo? A chi abbiamo? Assessore, pure stavo. Gianni Montepaone, mannaggia Gianni. La diarrea, avete visto? A furia di raccontare la barzelletta della diarrea e del tappo di sughero, alla fine c'è caduto pure lui. Ah, quella del limone, sì, va bene. Allora, vabbè, abbiamo Fabio Menniti per l'evento moda, arte e spettacolo. Una serata molto bella, quella con Agazio Menniti, con il coinvolgimento di diversi parrucchieri del territorio che hanno fatto vedere tutta la loro bravura, quindi con i vestiti e con le acconciature. Fra questi c'era anche, ha coordinato il tutto Agazio Menniti, che lo vogliamo ringraziare, è ritornato nella sua Torino, ma è uno di quei guardavallesi doc che molto presto tornerà fra di noi e rimarrà con noi a darci una mano. Grazie Fabio, anche a te abbiamo Cassetta. E questo, vuoi dire qualcosa? Come è andata secondo te quella serata? Volevo solo ringraziare a nome di tutti i parrucchieri Agazio Menniti, che ha voluto fortemente la serata. Tu pensi che il prossimo anno si possa migliorare? Stiamo pensando telefonicamente con Agazio, ci sentiamo tutti i giorni, mi ha già la testa tanto. Sì, è uno che quando decide di organizzare una cosa ci tiene in modo particolare. Grazie Fabio, grazie tante, grazie. Ok. Allora,
tutto quello che si è realizzato e anche grazie a Guardavalle Online. E questo sito che non parla solo di politica, nel senso che pubblica gli atti amministrativi dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo fatto con Guardavalle Online, voglio chiarirlo, un... come si dice, Claudio, aiutami? Un sodalizio, esatto, non mi vedevo. Un sodalizio significa che noi, per arrivare nelle case della gente, attraverso Guardavalle Online, tutti gli atti importanti che l'amministrazione comunale produce, oltre ad essere messi sul albo pretorio del sito del Comune di Guardavalle, lo facciamo anche su Guardavalle Online. Questo perché? Perché Guardavalle Online è visto in tutto il mondo. E soprattutto non è palloso come il sito del comune, perché là trovi tutte le leggi, le delibere. Sul sito di Guardavalle trovi le foto. Ecco, se voi andate domani sul sito Guardavalle Online troverete le foto di questa sera, ma troverete le foto di tutti gli eventi, troverete i filmati, troverete le cerimonie, troverete di tutto e di più. E quindi Guardavalle Online dà questa possibilità di entrare nelle case. Io mi ricordo quando sono stato in Australia, non sapevo cosa fare durante la giornata, me ne andavo al computer, mi mettevo su Guardavalle Online e quindi sapevo cosa stava succedendo anche nel mio piccolo paesello. E quindi ecco l'importanza di Guardavalle Online. L'abbiamo avuta vicina in tutta quest'estate. Vi voglio ringraziare Claudio Cherubino, Walter Raudino e tutti quelli che hanno collaborato per questa vicinanza e questa possibilità di migliorare anche queste nostre estate guardavallese. Quindi Claudio, ti invito a salire sul palco, anche per te un piccolo ricordo, questa pergamena e questo CD fatto dall'amministrazione comunale dove c'è la nostra bellezza. Dice: ma Guardavalle è brutto, per me è bello e non finirà mai di esserlo. Grazie Claudio, anche a te. E io invece se devo pubblicare una foto, pubblico la foto della chiesa, la foto di Santa Cazia. Certamente non vado a pubblicare che in periferia ci possa essere uno scarico abusivo o un po' di sporcizia che non ci dovrebbe essere, per l'amor di Dio, ma vado a valorizzare il mio paese, le cose belle, non le cose brutte. Le cose brutte servono solo a screditarti. E quindi quando mia sorella dall'Australia guardava online, non le fa queste cose, guarderebbe qualche altro sito, no, e va a trovare quelle cose. Ma dove viviamo? E sapete che a noi quest'estate ci hanno penalizzato, alcune foto pubblicate su qualche sito ci ha penalizzato. E ve ne dico uno: c'erano dei miei colleghi siciliani di Partanna, volevano venire a Guardavalle, erano già venuti 4 anni fa. Così hanno visto alcune foto, perché quando ti taggono sul tuo Facebook, sulla tua cosa, poi quelle foto girano e vanno lì. Dice: Pino, ma dove siamo qua? Questo è Guardavalle. Vi risulta che Guardavalle è stato sporco? Vi risulta che è mancata l'acqua? Vi risulta che abbiamo l'acqua cancerogena? Vi risulta che abbiamo il mare sporco? Ogni tanto è anche sporco, molto di meno. Ci hanno descritto come se Guardavalle una Beirut, con tutto il rispetto verso Beirut. Non è questo Guardavalle. Guardavalle ha anche i lati negativi, ma anche tanti lati positivi, che la gente laboriosa e la gente che vuole bene al proprio paese, e non quelle cose antipatiche e odiose che stiamo vivendo in quest'ultimo periodo. Allora, ho visto di sfuggita Agazio Mario Squillacioti, mi pare di averlo visto, vero? Mario, vieni. Ecco, Mario Squillacioti si merita un grande applauso, ma non lui quanto il suo papà, che ancora crede nei valori della terra, come diceva prima anche il nostro dottore Ciccio 40, sull'agricoltura, perché prevalentemente il nostro paese è contadino, era contadino. La terra è stata abbandonata, non da tutti, come il papà di Mario Squillacioti, che ancora produce il grano, un grano veramente molto buono. Grazie Mario, un grano veramente buono. E poi abbiamo anche assaggiato la pasta fatta in casa dalla mamma di Mario la sera dell'evento sportivo. Mario, allora papà, ancora questa forza di continuare a fare quello che faceva 50 anni fa? Per fortuna sì, papà ce la fa e noi nel nostro piccolo cerchiamo di aiutarlo e di mandare avanti una tradizione che era scomparsa e
una qualità di grano che era scomparsa e noi l'abbiamo riportata appunto per riportare sui nostri tavoli la genuinità di un prodotto unico, diciamo. Ti volevo dire, ma ancora il mercato c'è il mercato per venderlo poi questo grano, questa farina, o la quantità è minima, è una gestione familiare? Guardi, anno dopo anno stiamo cercando di aumentare la produzione appunto per cercare di offrire un servizio alla popolazione, all'utenza che ritiene opportuno assaggiare e provare una qualità e un sapore unico, diciamo. Bene, grazie Mario, salutami il tuo papà, me lo ringrazio tantissimo, al prossimo anno, ciao. Allora, vediamo un po', abbiamo, vabbè, Giovanni Montepaone glielo daremo, la Giada non c'è, il gruppo Giada non c'è, abbiamo i murales, chi c'è, i ragazzi che hanno lavorato sui murales in Guardavalle Marina? Nessuno, vabbè, voglio ringraziare Marika Ranieri, mi pare che era lei che aveva coordinato il tutto, sono venuto anche dei bei lavori, complimenti ai ragazzi che ci hanno lavorato in modo gratuito sotto il sole e che sicuramente meritavano anche loro questo piccolo dono di questa pergamena. Allora, io adesso voglio spendere, siamo alla fine, voglio spendere due parole per Alfredo Bava. Sempre su quella famosa intervista che ho sentito del signor Procopio, della qualità, della sicurezza, tutte quelle cose che per dire, ma perché non avete chiamato a me, che sono il professionista della situazione, avete chiamato a lui? Io ad Alfredo Bava lo devo ringraziare, ma di cuore, perché da due anni che è lo schiavo dell'amministrazione comunale, proprio schiavo, perché con il lavoro che sta facendo e con i 100 euro che gli vengono dati è veramente una miseria, io mi vergogno di dirlo. Alfredo Bava quest'estate ha fatto tutti gli eventi, c'è sempre stato lui, piaccia o non piaccia, attrezzature o non attrezzature, l'importante è che abbiamo realizzato il prodotto che si voleva fare. Grazie Alfredo, perché al di là delle critiche gratuite sei anche tu un professionista, certo, non con la P grande, perché ci sono i professionisti con la P grande e i professionisti con la P lunga, i sindaci alti e i sindaci piccoli, capito? Quindi, ma non ti preoccupare, andiamo avanti ugualmente, però devi salire sul palco perché anche tu, anche a te ti daremo la pergamena e il ricordo della cassetta. Un applauso per Alfredo. Poi al signor Procopio gli daremo la rendicontazione di tutta l'estate, anche quanti soldi ha preso Alfredo Bava. Grazie Alfredo. E due parole le posso spendere anche io. Invece di criticare la gente, si mette all'opera. Sì, si impadde i manichi. Ecco qua, anche a te questo Alfredo. Benissimo, benissimo. Allora, Murales non c'è nessuno, Giada non c'è, Montepaone Giovanni non c'è, abbiamo fatto tutto, spero di non averla annoiata, ma adesso il programma c'era Giovanni Montepaone, prima da Valletta e poi doveva, ecco, da questo momento in poi doveva raccontare le sue famose barzellette. L'anno scorso abbiamo tirato fino alle 2 di notte, ci siamo veramente divertiti, mi dispiace e gli faccio un in bocca al lupo di pronta guarigione a Giovanni Montepaone e spero di poter realizzare una serata insieme a lui e con la vostra presenza. Che dire, io vi voglio ringraziare perché vedo tante facce che hanno partecipato a tutto il programma estivo, piaccia o non piaccia siamo riusciti anche a realizzarlo con pochissimi soldi, ci siamo anche divertiti, ne sono convinto, e quindi vi ringrazio ancora una volta. A chi vedo qualche turista nostro nostrano che deve ritornare a casa, vi faccio un buon ritorno a casa, spero di poterci incontrare il prossimo anno con un'estate migliore, con la provvidenza di Dio, della regione e dell'Europa, perché se riusciremo ad avere qualche piccolo contributo naturalmente riusciremo anche a migliorare l'aspetto organizzativo dell'estate. Se invece le economie, le finanze sono queste, ci garantiremo un'altra estate come questa, con qualche scoppellita in più però, perché insomma, no, sto scherzando, va bene. Allora, che dire, grazie a tutti, vi ringrazio a tutti e buona serata.